abbiamo raggiunto il 24.7% di efficienza sul pannello. Oggi abbiamo già installato il 23 pannelli con il 23% di efficienza. SunPower io la paragono un pochettino come Apple, nel senso che alza sempre di più l'asticella e gli altri sono costretti a inseguire. È vero che la qualità costa, ma è anche vero che abbiamo una presenza decisamente importante sul mercato. Inverter garantito 25 anni, ma nello stesso tempo che ricava più energia dal tetto, quindi più kilowattora, che alla fine sono quelli che la signora Maria paga. All'interno di questa fiera qua vedremo di capire un attimino quali sono le principali novità per il futuro 2023-2024 legate al mondo del fotovoltaico e delle batterie, specialmente per quel che riguarda il mondo residenziale. Eccoci, stand SunPower. Vai, raccontami tutto. Sono Fabio Bacchini, sono il direttore commerciale SunPower Italia. Oggi siamo qui in Intersolar e vi volevo presentare un risultato fantastico, l'ennesimo record raggiunto. Abbiamo raggiunto il 24.7% di efficienza sul pannello, sul modulo fotovoltaico. Ecco, pensate che questo è un prodotto già raggiunto, certificato da un ente terzo, e questo è un prodotto che andremo a industrializzare e a proporre sul mercato nella seconda metà dell'anno prossimo. Ok, quindi il prossimo anno arriva il pannello migliore al mondo, leader. Il prossimo anno arriva un pannello che è ancora migliore. Ok. Tenete presente che oggi abbiamo già installato il 23 pannelli con il 23% di efficienza, quindi abbiamo già il prodotto migliore al mondo. Sì. Una cosa molto importante, molto molto importante, l'efficienza sì è fondamentale, ma quello che interessa al cliente finale è l'affidabilità, sì. È produrre kilowattora e produrli in maniera affidabile. Sapete quanto è garantito questo pannello? È garantito 40 anni, il che vuol dire che vive molto più a lungo. Sì, anche perché sul mercato sono tutti 25 ormai, che il nuovo standard, adesso SunPower ha alzato l'asticella. SunPower io la paragono un pochettino come Apple, nel senso che alza sempre di più l'asticella e gli altri sono costretti a inseguire. Un'altra cosa molto interessante è il decadimento. Questo sì. È un pannello che ha un decadimento garantito inferiore allo 0,25%. Cosa vuol dire? Vuol dire una potenza costante nel corso del tempo. E quindi ecco, l'investimento si ripaga ovviamente. Prova, massima affidabilità, massimi kilowattora prodotti. Quindi sì, è vero, probabilmente il prezzo del kilowatt potrebbe essere più alto inizialmente, ma il prezzo del kilowattora, quindi dell'energia effettivamente prodotta, è sicuramente più basso. Perché? Perché ne produce tanta. Esatto. E ne produce tanta di più rispetto agli altri. E il risparmio tanto è sul kilowattora. Assolutamente. E quindi sì, se con lo stesso, con due spese in più, ma in realtà vado a produrre molta più energia, il costo del kilowattora prodotto per i prossimi 40 anni, che ripeto, ad oggi non c'è sul mercato nessuno che ha un'efficienza così e una garanzia di questo livello qua, ovvio, è essere il leader, la qualità costa, ma su casa propria direi che non ha senso andare a fare troppe riserve. Tenete presente che abbiamo delle quote di mercato decisamente importanti, addirittura nel settore residenziale superiamo il 20% del quote di mercato e nell'industriale ancora di più. È vero che la qualità costa, ma è anche vero che abbiamo una presenza decisamente importante sul mercato, quindi sono in molti i clienti ripetitivi che hanno continuato e che continuano a scegliere SunPower. Ho visto il pannello, quello nuovo con il microinverter in phase, sì. Se lo racconti rapidamente? Molto spesso quando si entra a casa di qualcuno non si sa mai dove mettere l'inverter. Sì. In quel caso non serve, voi avete, c'è già la corrente alternata che esce dal modulo, quindi si scende dal tetto con dei cavi e in maniera estremamente semplice si può realizzare l'impianto. Quindi semplicità nell'installazione, quindi questo è un grosso vantaggio. L'altro grosso vantaggio è l'ottimizzazione. Avere un microinverter attaccato al modulo vuol dire ottimizzare l'energia prodotta dal singolo molto modulo. Lo andiamo a vedere? Questa è la linea Max, modulo bellissimo, estremamente efficiente. Andiamo a vedere adesso il microinverter. Eccolo. Microinverter, che cosa fa? Prende l'energia in corrente continua dal modulo e la trasforma in alternata. Quindi abbiamo già il modulo ottimizzato. Spazio per far passare l'aria e quindi per raffreddarlo.
Ecco, altro grosso vantaggio del microinverter, non c'è bisogno di stringare l'impianto. Quindi la famiglia che cresce, installa 6 kW, ha bisogno di altri 3 kW, li può semplicemente installare. Compri i pannelli, li colleghi, non hai l'inverter che ti limita. Hai 10 falde diverse, puoi installare i pannelli su 10 falde diverse e tutto è ottimizzato. Quindi è una soluzione molto, molto affidabile, inverter garantito 25 anni, ma nello stesso tempo che ricava più energia dal tetto, quindi più kilowattora, che alla fine sono quelli che la signora Maria paga. Esatto. Noi poi paghiamo i kilowattora, non anche, i kilowattora. Vabbè, più sicuro, perché lavorare in corrente alternata, ma il video di un impianto con Enphase ve l'ho già documentato, che l'abbiamo già installato, quindi la spiegazione di quanto è importante stare anche al passo, no, dell'evoluzione tecnologica. Un'altra cosa di SunPower importantissima, ecco, SunPower lavora solo con partner autorizzati, quindi con esperti del settore. Noi non vendiamo il nostro prodotto agli elettricisti, ma lo vendiamo ai professionisti, quindi questo garantisce e tutela il cliente finale, perché a casa sua arriva il miglior modulo con il miglior installatore, non un elettricista. Ok, altre novità in arrivo nel prossimo futuro? In arrivo, reserve, lo storage. Oh, finalmente la batteria. È una batteria garantita 10 anni, con potenza di 10 kWh, espandibile, pensate, fino a 60 kWh e con un microinverter di 5 kW. Colonnina di ricarica da 7.4 kW o 22, ovviamente compatibile, tutto il sistema è compatibile, ma la grande novità non è solo l'hardware, che si colloca in una fascia, nella fascia ancora più alta del mercato, ma è l'esperienza del cliente finale. Ecco, pensate che il cliente finale con una semplicissima app avrà la possibilità di controllare e di tenere monitorati i singoli flussi energetici della propria abitazione, quindi non la semplice carica e scarica di una batteria come fa il 95% dei produttori, ma il singolo flusso energetico. Quindi questo cosa vuol dire? Il cliente finale avrà più consapevolezza di quello che succede a casa sua, e con la consapevolezza aiuta alla fine a risparmiare, perché l'app gli dirà: guarda che ti conviene attaccare alla lavastoviglie alle 10, la lavatrice alle 12. Esatto, oppure hai il frigorifero vecchio, cambia. È più o meno come in macchina, quando uno schiaccia sul pedale, vede i consumi che vanno su, istintivamente tende a... E senza nessun tipo di prese o accessori, perché va a riconoscere il profilo del carico dall'assorbimento. Ok, quindi figata. È facile da, figata, da installare. No, è una figata. È già commercializzabile? Abbiamo già installato le prime 15 batterie in Italia. Ok. La lanceremo ufficialmente sul mercato in Italia entro 2-3 settimane. Siamo a metà giugno. A diciamo metà che... giugno, prima dell'estate, perché ad agosto di sicuro avremo di meglio da fare. Esatto. Quindi prima di agosto verrà lanciata. Una volta che tornate dalle vacanze potete valutare. Si può installare anche in retrofit per chi è già possessore di impianti SunPower? Assolutamente sì. Addirittura, e sul nuovo si risparmia l'inverter. Vabbè, ovviamente, perché vai a ottimizzare tutto quanto. Poi io lo dico da... essendo comunque nel settore, ma c'è quell'estetica che... è un dettaglio che uno dice: vabbè, ma sono pannelli. Ma c'è pannello e pannello. Grazie mille per la disponibilità. E noi continuiamo il nostro tour da Monaco. Grazie. Ciao, Ne.